Bitcoin ha perso circa il 50% del suo valore nel giro di 3 mesi. Tutti sono in panico, gridano al bear market e che Bitcoin a breve varrà 0 dollari. Il mio portafoglio è in perdita di oltre 5.000 euro. Ma allora perché sto continuando a comprare e accumulare Bitcoin in questo periodo? Te lo spiego in questo video. Io sono Matteo Mangili, sono un imprenditore digitale e aiuto imprese e professionisti a promuoversi attraverso la pubblicità online sui social network. Ho permesso inoltre a decine di miei studenti di lasciare un lavoro che odiavano per iniziare a lavorare online. Ma questo ovviamente è un'altra storia. Prima di svelarti la mia strategia di investimento nelle cripto, ti invito come sempre a lasciare un mi piace e di iscriverti al canale. A te non costa nulla, ma aiuterai molto questo canale a crescere e a portare contenuti sempre di maggiore qualità. Cerchiamo di capire quindi perché continuo a investire i miei soldi in Bitcoin nonostante il mercato stia crollando. Piccolo disclaimer, non investire in cripto se non comprendi appieno di che cosa si tratta e soprattutto non conosci questo mondo. Se l'hai solo sentito al telegiornale per qualche motivo, lascia perdere. Prima di investirci soldi, studia. Approfondisci, cerca di capire il progetto cripto, il progetto Bitcoin, Ethereum e tutte le altre cripto e poi se sposi questo progetto ovviamente inizia ad investire. Ovviamente non investire tutto il tuo capitale ma solo una piccola parte perché Bitcoin e le cripto in generale sono molto molto volatili, perciò hanno un andamento di questo tipo. Detto questo, in realtà la risposta sta proprio qui, sta proprio nel pensare a lungo termine. Bitcoin è infatti considerato come l'oro digitale, ovvero una riserva di valore come l'oro, ma ovviamente in forma digitale, basato sulle blockchain. E in un futuro, forse non troppo lontano, le nostre valute, per così come le conosciamo, potrebbero addirittura sparire e lasciare spazio a Bitcoin. Così come siamo passati dal baratto alle monete d'oro, siamo passati alle banconote, il prossimo step in un futuro più o meno lontano potrebbe essere Bitcoin. Il primo motivo è che Bitcoin è praticamente libero, non è controllato da enti, non è controllato da banche centrali, così come lo sono le nostre attuali valute chiamate fiat. Il secondo motivo è che Bitcoin ha e avrà un numero finito di Bitcoin pari a 21 milioni. Perciò una volta che arriveremo a 21 milioni di Bitcoin, non potremo averne di più. Essendo quindi il numero limitato, non sarà soggetto a inflazione. Quel fenomeno che ogni anno fa perdere di valore i nostri soldi. Devi sapere che intrinsecamente ogni anno perdi il 2% del valore dei tuoi soldi. Perciò se in banca hai 100.000 euro, tra un anno avrai sempre 100.000 euro. Ma quei 100.000 euro varranno come 98.000 euro di quest'anno. Se oggi un appartamento in provincia lo puoi pagare 150.000 euro, probabilmente tra qualche anno lo pagherai 200-250.000 euro. Eppure l'appartamento è lo stesso. Cosa cambia? Il valore delle nostre valute. L'euro avrà perso di valore perché? Perché la banca avrà stampato più moneta e più banconote ci sono in circolazione, più il valore ovviamente si abbassa. Questo è il fenomeno dell'inflazione, cosa che non esiste in Bitcoin perché ha un numero finito. Questo solo riguardo Bitcoin, che è un po' il pioniere di tutte le criptovalute e quello ovviamente con più capitalizzazione e con più valore. Ad oggi. Di seguito abbiamo anche Ethereum, che soprattutto nell'ultimo periodo è cresciuta molto, soprattutto per quanto riguarda gli smart contracts, gli NFT e un sacco di altre cose che ovviamente non sono argomento di questo video. Se vi interessano questi argomenti, ovviamente fatemeli sapere nei commenti, che andiamo un po' ad approfondirli. Perciò, una volta capito e approfondito e studiato Bitcoin e la potenziale rivoluzione che potrebbe portare nel mercato e nel mondo e nell'economia mondiale, allora non dobbiamo far altro che investirci. Come però avrai capito, questo progetto non sarà da oggi a domani, né tra una settimana, né tra un mese, né tra un anno, ma sarà da qui a 10, 20, 30, 50, 100 anni. Perciò tutti gli investimenti che sto facendo oggi non sono per avere un guadagno domani o tra una settimana, ma per avere un guadagno tra 5 anni, 10 anni, 20 anni, sempre nel lungo termine. Ovvio è che c'è chi fa trading giornaliero o settimanale per cercare di fare il 10%, il 20%, il 50% nel giro di poco tempo e magari anche riuscire a guadagnarci qualcosa. Ma l'approccio che io utilizzo con le cripto e con gli investimenti in generale è appunto di lungo termine. Basta pensare che nel 2011 Bitcoin valeva un solo dollaro.
Ma senza andare troppo indietro nel tempo, basti pensare a marzo 2020, quando c'è stato il Covid, il prezzo di Bitcoin era di $6,000 circa. Dopo circa un anno e mezzo, a ottobre 2021, il prezzo di Bitcoin era di $67,000, circa un per 10. Avessi investito 10.000 euro a marzo 2020, ad oggi ne avrei guadagnati più di 90.000 in un solo anno. Ovvio è che ovviamente come sale, Bitcoin può anche scendere. E infatti da ottobre 2021 a febbraio 2022, ripeto, ha perso circa il 50%, passando da 67.000 a 37.000. Ma perché è proprio adesso il momento giusto per comprare? Perché semplicemente se noi crediamo che nel lungo termine Bitcoin crescerà e aumenterà di valore, questi sono i momenti migliori per acquistare. Le persone comuni che non capiscono gli investimenti sono nel panico, vedono crollare i propri portafogli. E anch'io, se non avessi una mentalità da lungo termine, ad oggi sarei in perdita perché sono sotto di 5.000 euro. Finché io non decido di disinvestire i miei soldi, di per sé quella è una perdita solo potenziale. Ma se io invece li lascio lì perché sono convinto che il prezzo di Bitcoin crescerà e continuerà ad aumentare, questo è il momento giusto per acquistare, perché si acquista sempre quando il prezzo è basso e si vende quando il prezzo è alto, praticamente il contrario di quello che fa la gente. È facile a dirsi e più difficile a farsi, perché non possiamo prevedere quando sarà il punto più basso e il punto più alto, ma non facciamoci ingannare dalle emozioni. Alla luce di tutto ciò, questo periodo potrebbe essere un ottimo periodo per iniziare e entrare nel mercato delle cripto. Per farlo, ovviamente, ti lascio due link in descrizione per due exchange, ovvero portali che ti permettono di cambiare euro in cripto. Il primo è Binance e te ne ho già parlato anche in un altro video, e grazie al link che trovi in descrizione avrai dello sconto sulle commissioni e ogni transazione che farai. Mentre l'altro link è per crypto.com, che ti regala $25 in cripto appena ti iscrivi. Questi $25 però, comprandoli ora che il mercato è basso, potrebbero potenzialmente anche diventare $30, $40, $50 se poi quelle cripto cresceranno. Perciò io ti lascio il link in descrizione, poi vedi tu cosa farci. Qual è quindi la morale di questo video? Ricordiamoci che gli investimenti sono una maratona e non uno sprint. Sia nella vita che negli investimenti puntiamo sempre a lungo termine. Rinunciamo a della gratificazione istantanea nel breve termine per avere un piacere maggiore a lungo termine e avere maggiori soddisfazioni tra qualche anno. Se questo video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al canale per supportarmi e aiutarmi a creare sempre nuovi contenuti di qualità. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di Bitcoin, se ci hai investito e se credi che questo periodo possa essere un ottimo momento per entrare a mercato. Noi invece, come al solito, ci vediamo al prossimo video. A presto!